ragazzi, bentornati da Nu. Oggi è martedì, quindi molti di voi, ovvero quelli che mi hanno seguito in una live di qualche giorno fa, sanno che questo, anzi, ieri è stato un giorno molto importante e sanno anche che oggi, martedì, avreste scoperto tutti perché. Tra l'altro il video, diciamo, è abbastanza serio, però vi vorrei far vedere la crocco qua della postazione per farlo. Vi devo mettere una foto su Instagram del mio super mega professionale piedistallo. In ogni caso, in questi giorni mi sono stradivertito a leggere tutte le vostre idee. Complimenti, diventerai padre, sei un grande. Oddio, Nu, ti sposi. Nu, andrai sulla luna. Nuova moto, nuova macchina, nuova casa. Oh mio Dio, sei davvero così bravo ad arrampicarti? No, ragazzi, nuovo amico. Questo per me è un video molto felice, quindi farò soltanto un breve excursus dicendo che chi mi segue da tanto sa quanto io ami gli animali, ma anche che nell'ultimo anno, diciamo da 9, 10 mesi, non tanto ne parlo più, perché comunque lo scorso giugno 2017 mi è venuto a mancare il cane che è stato il mio migliore amico per 12 anni. Questa cosa mi ha massacrato e continua a farlo. Insomma, tutti i miei fan più datati conosceranno Iron, lo avranno conosciuto. Non ne parlo per più di altri 30 secondi, altrimenti di nuovo crollo nella tristezza più totale, però vi posso dire che ho cominciato ad avere voglia di un nuovo amico peloso. Non vi nascondo che per tanto tempo, anche fino a di recente, ho pensato ad un altro cagnolino, ma purtroppo cadevo sempre nella stessa impressione, nella stessa sensazione di dire non è Iron e quindi no. È una cosa molto soggettiva, ragazzi. Ci sono persone che quando perdono un cane, magari due giorni dopo ne prendono un altro e stanno bene, fanno una sorta di chiodo scaccia chiodo che va bene, nel senso, ognuno è fatto a modo suo. Purtroppo per me non è così, proprio non riesco, mi sembra irrispettoso per l'eventuale nuovo cane, perché comunque cerchi di vivere un rapporto che hai già vissuto ma che però non sarà mai lo stesso. E quindi, onestamente, anche se è passato quasi un anno, 10 mesi, 9, non me la sono sentita di riprendere un altro cane. Tra l'altro, ne approfitto qua perché continuate in tantissimi a chiederlo: i due cagnolini che avevo accudito prima di poter essere adottati sono stati adottati insieme, sono ancora insieme, da una famiglia completa, giocosa, buona. Quindi stanno bene. Ovviamente neanche lui è Iron, però lui è un gattino, è un'esperienza un po' diversa, un rapporto leggermente diverso, sensazioni ed emozioni leggermente diverse, che quindi non ti spingono a voler ripercorrere un qualcosa che tu vorresti indietro. Tutt'oggi per me un cane voleva dire volere il mio indietro, invece lui no, lui è un gattino, è una cosa diversa, una nuova esperienza, diciamo, della quale sono molto contento, anche se mi sta già stracciando tutto quello che può. Possiamo quindi dare ufficialmente il benvenuto a casa Nu89 a lui. Che vuoi? Posso già dirvi che ho deciso di chiamarlo Cole Phelps perché è un furbacchione. Ecco. Bene, ha detto che vuole pure il collarino con scritto 1247, eh? Cole Phelps Buzz 1247. No, dai, sul serio, ha la faccia un po' da Cole. Ci sta come nome, no? Vi piace? Fatemelo sapere. La nostra storia non ha nulla di speciale o romantico o particolare, non l'ho trovato per strada o cose del genere, direi più che l'ho cercato. Avevo contattato 2 o 3 cucciolate che sarebbero poi state disponibili, ma a un certo punto ho visto lui, ho fermato tutti, ho contattato il proprietario della mamma e gli ho detto: guarda, lo vedi questo nella foto? È mio! Dimmi quando è il primo giorno che posso venire a prendermelo e vengo. Oh ragazzi, ho avuto ragione, non si è più staccato. Si è fatto tutto il viaggio in macchina a guardare mentre era in braccio la mia ragazza. Io di santo c'ho molto poco, però un po' come Francesco devo avere qualche tecnica per parlare con gli animali, perché evidentemente vivrò pure io, posso fare il video con la credenza aperta, ma non mi dite niente. Tra l'altro faceva più figo prima. Dimmi, Phelps. Allora, c'ha qualcosa meno di 2 mesi, età in cui i gattini in genere in effetti finiscono lo svezzamento, qualcuno un po' prima, un po' dopo, insomma, no. Comunque ovviamente non gliel'ho portato via prematuramente, infatti io ho detto il primo giorno disponibile, mi hanno detto quando poteva lasciare la mamma e io sono andato quel giorno, cioè ieri. Tanta voglia di mangiare effettivamente non ce l'ha, anche se ho provato un attimino a bagnargli le crocchettine. Ovviamente ragazzi, il cibo secco è sempre la miglior soluzione, i gatti rispetto ai cani sanno il fatto loro, quindi non c'è più di tanto da preoccuparsi. Guardate che bellino che è. Questo è un europeo, eh? Classico gatto europeo tigrato, solitamente più simpatici, quelli un attimo più giocherelloni che se la tirano di meno, poi ovviamente ti deve andare a culo, dipende pure dal carattere tra uno e l'altro. A me comunque questi gatti qua piacciono molto, perché cioè è molto bello, guardate che belle striature,
non che importi, però è un bel gattino. E soprattutto questo viene un bel tigrone, che poi mi porta le lucertole ai topi, vero? Mannaggia te, cosa mi aspetta? Le mangi due crocchette? Dai, prova. Vogliamo far vedere ai tuoi amici? Qua, ragazzi, io ho preso bacinella con la sabbiolina, insomma la lettiera. E per farvi capire le dimensioni, questa è la mia mano, ovviamente magari... Poi io ne prenderò una anche più bella, però i gattini si abituano da subito, eh. Quando vi prendete un gattino e lo mettete sulla sabbiolina, lui capisce, cioè sono fotonici i gattini, sono proprio programmati per non far danni in casa, bellissimi. Cioè almeno non di cacca e pipì, ecco, poi che mi smonta il divano con le unghie tra qualche mese, quello sì. Bada Phelps! Ovviamente ragazzi seguiteci su Instagram, trovate tutto qua sotto perché metterò tante foto e cose divertenti con lui sicuramente più che su YouTube. Questo video lo faccio perché vi avevo promesso, vi avevo detto che ieri sarebbe stato un giorno importante. Effettivamente è così, cioè ragazzi è un batuffolo che starà in casa mia per tanti anni. Ah, tra l'altro se mi dovessi dimenticare su Instagram, questa è la postazione, diciamo, cioè io in pratica avevo la videocamera qua sopra ed ero seduto sul divano. Super professional per tenerla alta. Un gatto pianista. No, ehi. Ho capito che devi andare a vedere gli angoli, ma no. Non c'entri, ti do il pianoforte. No, raga, io vi devo far vedere sta cosa. Non capisco perché abbia paura del piedistallo della camera. Le palline, forse? Vorrei mica una pallina, ma non credo, è più grossa di te. Berna, eccolo lì che arriva. Perfetto. Sei tu. Ciao. Cold Phelps, bus 1247. Ti sta tornando sonno? Non so di sì. Ok. Beh, ragazzi, è piccolo. Ovviamente nella fase in cui la sua attività preferita è dormire. Già, decisamente. Hai fame oppure hai già deciso che devi uccidermi da qui a pochi mesi? No, perché voi gatti ve conosco, eh? Tu vuoi conquistare casa mia, vero? Ti ho sgamato? Vi faccio vedere una chicca che vi può essere d'aiuto con qualsiasi tipo di cucciolo. Questo è un Warbis, non è un peluche normale. Questi qua vanno in microonde e diventano caldi. Il cucciolo, per i primi tempi, avrà la sensazione di stare attaccato alla mamma. Se voi gli nascondete questo coso, ma anche se non glielo nascondete in realtà, si mette addosso, tanto io ci tengo molto a sto pupazzo. Però tanto è un gattino, non lo può rovinare. Forse un cagnolino già di più, quindi occhio. Adesso se lui c'ha sonno, si mette tipo qua in mezzo ed è caldissimo. Guarda, è caldo. Bello? Di la verità. Prima ha funzionato, non facciamo brutte figure. Che bello questo cagnone caldo. Va bene, dai, penso che gli farò realizzare che si trova a casa sua, finalmente. E ragazzi, spero vi abbia fatto piacere questa new entry in famiglia. Spero vi abbia fatto piacere sapere che i cagnolini, quei due, stanno bene. E spero che ci seguirete in tanti su Instagram, dove ci sarà spesso anche lui adesso. Vi è piaciuta la novità? Scrivete un commento qua sotto, mentre io vi saluto. Vi do appuntamento al prossimo video o prossima live, ragazzi. Ragazzi, vi abbraccio tantissimo. Ciao. Pronto? Il cellulare è in camera mia. Stavo facendo il video con Cole. Perché devo dirtelo? Sei arrabbiata. Ok, sono due ore che sto dietro al gattino e non mi cago il telefono. Però...